Maurizio Passo, guardi un po' quello che accade nel mondo politico salernitano, che idea ti stai facendo di tutte queste candidature che stanno venendo fuori? E sono 10 giorni che non ho parlato, non ho comunicato, anzi ho ascoltato e seguito con molta attenzione quello che sta accadendo in città, anche perché, come ho sempre comunicato, io sono una lista civica indipendente, non legata ad ambienti politici locali e anche fuori dal locale, quindi mi sento un civico pieno. Qui sto sentendo da qualche giorno che si è sceso in campo a destra, a sinistra, non si capisce se sono civici di destra o civici di sinistra, ma alla fine vogliono tutti fare una corsa verso i partiti. Noi continuiamo per la nostra strada, nel frattempo io ho continuato ad impinguare la mia lista civica, siamo quasi all'arrivo, anzi ti dico la verità, abbiamo aggiunto altri punti del nostro programma, quindi noi stiamo già lavorando, perché come ho sempre detto, per le votazioni che si dovevano tenere a giugno noi eravamo pronti, quindi adesso dobbiamo fare solo un riassunto di quello che abbiamo detto. E chi ha voglia anche di vedere e di ascoltare quello che già abbiamo detto, c'è un nostro blog, bassosindaco.com, dove abbiamo inserito quello che abbiamo detto fino ad oggi. A proposito di programmi, sì. Perché insomma tu qualche idea l'hai proposta, vedi un dibattito sulle idee al momento? Guarda, io di idee politiche non ho sentito assolutamente parlare di niente, solo qualche vecchio volpone della politica ha, diciamo, sentito quello che è stato detto nella prima campagna elettorale, perché io questa, diciamo, questa candidatura alle prossime elezioni di Salerno del 2021 le ho divise in due. La prima campagna elettorale, che per me è già terminata e quindi io ho già vinto, perché la prima campagna elettorale forse sono stato l'unico a farla. Qualcuno può pensare che l'ho fatto da solo, perché giustamente, però io ho detto delle cose. Ho detto per esempio i lavori straordinari. Quale migliore occasione poteva essere oggi, con la città chiusa, un mese in lockdown, fare una pulizia? Hanno fatto, quando ci è sembrato che si doveva andare alle elezioni, hanno fatto vedere le macchine delle pulizie per le strade, poi non se ne è parlato più niente. Perché? Siamo sul lungomare, no? Ad esempio è stato chiuso fino a 2 giorni fa, non mi pare che siano stati fatti interventi straordinari. Io assolutamente penso che non sono stati fatti proprio interventi e hanno perso una nuova occasione anche di pubblicità per la loro campagna elettorale. Le persone l'altro giorno su Corso Vittorio Emanuele, tu parli del lungomare, ci sono molti alberi e non voglio dire le solite cose che sono state già dette, ma l'altro giorno una cerchia di persone, di 10 persone, hanno fotografato un topone sul Corso Vittorio Emanuele che era tra la gente. Era un'occasione, quale migliore occasione, lo voglio ripetere fino alla noia, di andare a pulire questa città, andare a fare una disinfestazione. Cioè stiamo parlando di pandemia e non facciamo la pulizia normale. Cioè Mario, guarda, non ho parole. La domanda per chiudere, Basso resta candidato sindaco? Basso è il candidato sindaco. Basso andrà alle elezioni comunali del 2021 con la lista civica Movimentiamoci Insieme. Insieme ai suoi candidati, quelli che sto presentando e quelli che presenterò nelle settimane a seguire.